Sì, allora, i due ragazzi pretendono centralità e vivono in una condizione in cui questa centralità per un motivo o per un altro non ce l'ha, ma la sopportano questa condizione, la vanno a richiedere, però non riescono nemmeno a vivere senza la figura di chi gliela deve dare. Quindi questo padre contro cui combattono è una figura che non può venire meno, perché gli serve qualcuno contro cui combattere. Quindi questi due ragazzi, alla ricerca della loro centralità, vanno a incontrare. La cosa divertente, almeno per me, nello scrivere, che mi ha fatto, io sorridevo molto scrivendo il silenzio reale, è che tu lo vai a rileggere dopo averlo finito, no? Quindi con la consapevolezza, io ho molti amici che hanno visto il film e ne ma che sono stati a teatro più volte, perché vederlo con la consapevolezza di come va a finire, dice, vabbè, io adesso lo rivedo e scopro che c'è qualcosa di strano. No, non si scopre niente di strano. La gente quando parla, parla con se stesso, cioè non ha bisogno di interlocuzione, per cui quei dialoghi, che non sono dialoghi, ma sono monologhi poi alla fine, sono assolutamente plausibili. Questa è la cosa divertente. E credetemi, non c'è nessuna bravura tecnica nello scrivere da parte mia. Tu li scrivi normalmente, basta non riprendere, addirittura anche scimmiottare le frasi che uno già conosce, che sono in una famiglia ci stanno, no? Cioè, le cose che uno sente dire e ripete, anche scimmiottare le frasi diventa plausibile. Quindi la cosa tecnicamente un po' amaramente divertente, direi. È proprio rilevare che quei dialoghi alla fine funzionano, nonostante non siano dei dialoghi. Quindi anche a darlo a rivedere dopo, magari qualcuno di voi può fare, il film sappiamo su Amazon, anzi, ed è una testimonianza ulteriore al meraviglioso lavoro fatto da Andrea e da Alessandro, e soprattutto da Alessandro, è tra i più visti di Amazon, della piattaforma Amazon. Quindi se vi andate a rivedere il film, sapendo come va a finire, voi scoprirete che il film funziona lo stesso. E questa è una cosa strana, ma secondo me in qualche modo è ci porta a delle riflessioni anche un po' tristi sulle nostre vite familiari. Alessandro, tornando e stando ancora su. Grazie. Come vedete sono dei cerchi dallo psicologico al sociologico, al narrativo, al sentimentale che si chiudono Quindi inevitabilmente. devi dei ragazzi, no? I ragazzi, esatto. Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti. Hai lavorato Allora, registicamente. intanto tutti e due hanno fatto una sezione vera, seria, secondo me. Ho visto tantissimi giovani attrici, giovani attori, tantissimi e approfonditamente, e hanno preso i ruoli proprio perché se lo sono meritate, perché hanno fatto i provini e si sono avvicinati più degli altri a quella che era la mia idea che mi ero fatto dei due personaggi attraverso la scrittura di Maurizio e poi di Andrea. Allora, tanto Antonio quando ha girato il film, adesso è più grande, ha 19 anni, quindi insomma. Veramente un'attrice, secondo me, fuori dal comune. E l'ho scelta perché, non soltanto perché era credibile, ma perché aveva proprio un aspetto insospettabile. E quindi mi sarebbe servita sia per la parte finale, dove tutti i personaggi rompono questo loro equilibrio, che per la parte iniziale, perché la ragazza con Antonia, che dichiara a suo padre di avere dei problemi con la sua sessualità e poi farla entrare in quel mondo onirico che ho cercato di proporvi, circondata da signori age, poi della mia età. Questa poi è la cosa. Perché poi ho chiamato per fare quegli uomini mutande dei miei amici, che alcuni erano dei miei amici, peraltro si sono prestati anche in teatro. Mettere gli amici in mutande è una cosa più Cioè, l'amante segreto di mia figlia, che è un attore che mi ha fatto il favore di essere, che è un bravissimo attore che ha lavorato molto con me, si chiama Paolo Fosso, è un mio coetaneo. Però poi quando ero sul set, dice, quindi verrai, gli raccontavo, Antonio diceva, allora verrai circondato da dei signori anziani. Dimenticando. E sei entrato nell'anzianità. Esattamente, esattamente.
E quello per quello che riguarda invece Emanuele, infatti, Emanuele mi ha colpito per la sua stranezza, perché Emanuele è un bel ragazzo, molto chiuso nella vita, molto, molto vicino caratterialmente al personaggio, e quando l'ha fatto ha vinto paradossalmente per gli errori che ha fatto durante il provino. Ci sono stati dei momenti durante il provino che ho detto guarda come ha detto male quella battuta, proprio come speravo che la dicesse male, capito? Poi l'avete tutto bene nel film, però purtroppo non sono riuscito a farmi fare gli errori che aveva fatto. Però ha fatto un grandissimo lavoro, vi voglio molto bene a tutti e due, sono veramente due giovani attori i quali auguro un futuro radioso.